Un caro saluto a tutti e buona domenica. Vi parlo dallo studio di registrazione Crescendo di Bari, nel quale ogni anno il Rinnovamento nello Spirito realizza il suo disco di canti di lode e adorazione. Anche quest'anno siamo riusciti in questa piccola grande impresa, nonostante il Covid e la pandemia ci abbiano rallentato, ci abbiano fatto perdere diversi mesi importanti. Abbiamo dovuto affrontare qualche difficoltà, abbiamo dovuto affrontare qualche imprevisto, ma grazie al cielo ce l'abbiamo fatta e io sono dunque lieta di annunciarvi che tra il 10 e il 12 agosto il nostro CD sarà finalmente disponibile per tutti i gruppi e le comunità e per tutti quanti vorranno acquistarlo. Questo contributo video che stiamo realizzando serve un po' a raccontarvi il dietro le quinte della lavorazione di questo disco, che è un dietro le quinte molto complesso, molto lungo, molto articolato e che credo sia un bene che venga conosciuto da tutti. In questo studio di registrazione nel quale mi trovo si realizza una parte molto importante del disco, tuttavia il lavoro comincia molto tempo prima di arrivare fin qui. Comincia cioè dalla scelta dei canti. Dovete sapere che ogni anno noi riceviamo circa 300 canti, 250-300 canti, da persone che naturalmente fanno parte del rinnovamento, musicisti o anche amatori, non necessariamente musicisti professionisti, e anche da persone che non fanno parte del rinnovamento, per esempio che fanno parte di parrocchie, che fanno parte di altre associazioni o di altri movimenti. Ebbene, noi ascoltiamo tutti questi brani che ci pervengono. Anche questo lavoro di ascolto è un lavoro molto lungo e naturalmente la scelta viene fatta in base alla bontà del brano, alla bellezza del brano, della musica, dell'armonia, del testo, della melodia, in base anche al contenuto, al messaggio che questi canti lasciano passare e in base un po' anche alle necessità. Qualche anno ci serve magari qualche canto di evangelizzazione, qualche canto per i giovani o qualche canto mariano, come per esempio quest'anno, e allora decidiamo anche un po' in base al nostro repertorio. Una volta fatta la scelta dei brani, questi brani vengono portati al nostro arrangiatore, il maestro Luciano Salvemini, che ci segue ormai da tanti anni. Con lui dunque concordiamo la veste, il vestito che deve avere ogni brano, cioè quali saranno gli strumenti, come sarà l'introduzione, come sarà la tonalità, la melodia. Insomma, lavoriamo veramente a 360 gradi su tutto il brano. A questo punto, una volta terminato questo lavoro che dura all'incirca un mese e mezzo, qualche volta anche due, arriviamo ad un momento veramente molto importante, che è quello che si svolge ogni anno a gennaio, quando tutto il Servizio Nazionale della Musica e del Canto si riunisce per provare questo nuovo repertorio. È un momento importante perché finalmente tutto ciò che avevamo realizzato su un computer, finalmente lo possiamo sentire suonato e cantato dal vivo. Insieme con tutti i nostri cantori e musicisti apportiamo tutte le modifiche necessarie, la tonalità, il ritmo, tutto quello che si rende necessario per rendere il brano il più bello possibile. Fatto questo lavoro a gennaio, insieme con tutti i fratelli del Servizio Nazionale della Musica e del Canto, con cui lavoriamo in grande armonia, in grande serenità e in un clima di fraternità e di preghiera, a questo punto siamo pronti per arrivare qui. Per arrivare in studio di registrazione e cominciare a registrare pian pianino tutti gli strumenti che vengono registrati uno ad uno singolarmente. Cominciamo con tutte le chitarre, la batteria, il basso e poi via via, a seconda della veste che abbiamo realizzato per ogni brano, aggiungiamo tutti gli strumenti necessari. Si può trattare degli archi, si può trattare del flauto, di un oboe, si può trattare per esempio delle trombe. Insomma, cerchiamo di realizzare il brano nel miglior modo possibile. Finita questa fase, è il momento di registrare le voci. E anche qui c'è un momento bellissimo che di solito avviene intorno alla metà di febbraio, quando tutti i fratelli del Servizio Nazionale della Musica e del Canto mi raggiungono qui, di solito sono circa una cinquantina, per realizzare questi 4 giorni di prove. In realtà mi devo correggere perché non si tratta solo di 4 giorni, si tratta di 4 giorni e 4 notti. È un lavoro veramente intensissimo che noi svolgiamo con grande gioia, con grande dedizione, in uno spirito di fraternità, di condivisione, pregando insieme, però che è veramente un lavoro faticosissimo e per questo devo ringraziare di cuore tutti i fratelli del Servizio Nazionale della Musica e del Canto che ci mettono tutta la loro energia, lasciano le loro case, le loro famiglie, mi raggiungono qui e facciamo insieme questo bellissimo lavoro di registrazione.
Ciao a tutti, io sono Patrizia. Ciao, io sono Christian. Insieme facciamo parte del Servizio Nazionale della Musica del Canto nel Rinnovamento dello Spirito Santo. Il nuovo CD si chiama Parla al mio cuore. E personalmente vogliamo dirvi che il Signore parla al nostro cuore mentre cantiamo, mentre cerchiamo di diciamo dare la nostra voce, di restituire la nostra voce, il nostro dono, no? Il dono che Dio ha fatto per noi, a noi, di restituirlo a Lui. E normalmente quando registriamo i brani, il Signore ci dà la grazia e la gioia di incontrarlo nel canto ogni anno. Non è una cosa scontata per noi, non lo è mai stata. E quindi ogni anno viviamo la sorpresa della chiamata nuova. E non vi nascondiamo che per noi è anche un momento di forte commozione, perché mentre cantiamo cerchiamo di entrare a contatto con Dio, no? È quello che facciamo, che cerchiamo di fare tutti. È vero, come dice Christian, arriviamo portandogli la nostra vita, la situazione che viviamo, che può essere di gioia, può essere anche di dolore. E Dio ci dona sempre la sua consolazione, la sua gioia, e ci dona sempre attraverso la sua parola il modo di vivere quella situazione. Ci può dare una risposta, così ci può dare anche una domanda, ci muove il cuore proprio verso di Lui. L'emozione è sempre forte, la commozione anche, e noi siamo sempre grati a Dio di questo dono immenso, perché alla fine siamo veramente strumenti poveri e semplici nelle sue mani, servi inutili, che attraverso il dono che ci ha dato vogliamo restituirgli e dare gloria a Lui e al suo nome. Noi cantiamo per il Signore, per dare gloria a Lui e per testimoniare ciò che Lui ha fatto nella nostra vita, per dire a voi che il Signore, che l'amore di Dio è un amore grande, che è un amore per tutti e che è un amore che dura sempre. Amen, alleluia. Gesù è il Signore, alleluia. Fatto questo, è il momento di realizzare la registrazione dei solisti. Di solito i solisti sono persone del rinnovamento, fratelli del rinnovamento, qualche volta invitiamo anche qualcun altro, qualche esterno che magari è un simpatizzante o che comunque è un amico del nostro amato rinnovamento. Ciao a tutti, sono Manuela Polini, sono membro del Ministero Musica e Canto del Rinnovamento nello Spirito Santo ormai da 21 anni. Voglio raccontarvi un po' qual è la mia esperienza riguardo alle prove e alla registrazione del CD. Sicuramente per me è un'esperienza che mi arricchisce davvero tantissimo, innanzitutto spiritualmente, perché nei nostri incontri non manca mai la preghiera, è proprio al centro, e questo sia alle prove che quando siamo in studio proprio a registrare il CD. E poi c'è sicuramente un arricchimento anche umano, perché fra noi si vive un grandissimo clima di gioia, di fraternità, e questo tra tutti, non ci sono distinzioni di ruoli, anziano, giovane, responsabile, ma è come un po' sentirsi in una grande famiglia, e con tanta voglia ogni volta di ritrovarsi, di condividere e di stare proprio insieme. Un po' per me è come vivere l'esperienza del corpo e delle membra, no? Come ognuno ha un suo talento, ha un dono, un carisma, che però lo mette a disposizione per l'utilità comune, per la gloria di Dio. E questo è proprio quello che proprio mi riempie il cuore di gioia, di una grandissima gioia. E poi c'è una ricchezza anche artistica, perché il nostro è un durissimo lavoro, un lavoro sia alle prove che anche durante la registrazione del CD, un lavoro che porta a volte a perdere tantissime ore di sonno, e questo sicuramente ci insegna ogni volta qualcosa, ma ci permette anche di tirar fuori un prodotto di altissima qualità musicale, tanto che viene apprezzato da addetti ai lavori anche non necessariamente del rinnovamento, ma a volte anche non proprio della Chiesa, e questo per noi è un grandissimo motivo di orgoglio. E da qualche anno vengo chiamata a volte a registrare dei brani da solista. Per me questa è un'esperienza meravigliosa, perché è un grande regalo.
perché poter esprimere attraverso il canto, attraverso con la mia voce, quello che il Signore mi sta dicendo in quel momento con quel canto, è veramente qualcosa, è un privilegio grande per me, io la vivo proprio così. E quindi ringrazio il Signore per quanto ha fatto, per quanto mi ha dato, per quanto mi ha arricchito fino ad oggi con questa esperienza. Alleluia, Gesù è il Signore. Fatto questo, abbiamo ogni brano registrato con un numero molto elevato di tracce e comincia quindi un lavoro delicatissimo, importantissimo, che dura all'incirca un paio di mesi, nel quale prima di tutto facciamo un lavoro che si chiama di editing, cioè sistemiamo tutte queste tracce che abbiamo registrato, le puliamo, le mettiamo a tempo quando è necessario, aggiustiamo i finali, insomma tutto un lavoro di pulitura di queste tracce che è molto importante. Fatto questo, si procede al missaggio vero e proprio. Che cos'è il missaggio? È sostanzialmente una fase di ottimizzazione di tutti i suoni che abbiamo registrato, quindi l'equalizzazione dei suoni, il colore che diamo un po', la timbrica che diamo un pochino al coro. Ecco, cerchiamo di rendere ogni strumento e ogni voce nel miglior modo possibile. Il missaggio naturalmente comporta anche un equilibrio, la ricerca di un equilibrio di volumi tra le voci e la base, tra il solista e il coro. Insomma, capite che veramente è un lavoro tanto lungo e tanto delicato. Alla fine di questo lavoro di missaggio si procede al mastering, che è un ulteriore lavoro di rifinitura delle frequenze musicali, e finalmente il nostro CD è pronto, anzi il nostro master è pronto per essere inviato alle società di duplicazione, che poi lo stamperanno in un certo numero di copie che vi raggiungono poi in tutti i nostri eventi, nelle librerie religiose, in tutte le vostre case quando lo ordinate presso le edizioni RNS, la Odus Servizi, il nostro negozio elettronico. Capite che la preparazione è molto lunga, ma non si conclude qui, non si risolve tutto in quello che vi ho raccontato, perché dietro le quinte intanto c'è chi lavora per esempio per tutta la parte grafica. Dobbiamo preparare la copertina e cerchiamo sempre di studiare una bella copertina che possa raccontare quello che c'è dentro il nostro CD. Dobbiamo realizzare il libretto che accompagna il CD, che di solito si propone di approfondire ogni anno un tema diverso, un tema della fede o un tema che sia o meno legato al canto, però che dia un contributo anche alla formazione e all'evangelizzazione. Nel frattempo dobbiamo preparare anche le aggiunte degli spartiti, dobbiamo preparare il libretto dei canti, dobbiamo correggere tutti gli spartiti apportando tutte le correzioni che via via abbiamo prodotto nei lunghi mesi di lavorazione. Dunque veramente un lavoro tanto tanto lungo, che dura all'incirca, vi riassumo adesso, si può riassumere in circa 5-6 mesi di lavorazione. Questo è il motivo per cui noi teniamo tanto al CD e siamo tanto felici quando vediamo che poi anche voi lo apprezziate, lo compriate, lo regalate e quant'altro. Il CD di quest'anno si intitola Parla al mio cuore, il titolo di uno dei 10 brani che compongono il CD. Si tratta di canti che sono stati tutti scritti da fratelli e sorelle che appartengono al Rinnovamento nello Spirito, e naturalmente come tutti gli anni trovate diverse tipologie di canti, troverete testi diversi, troverete la possibilità di utilizzare questi canti in tanti momenti diversi della preghiera comunitaria carismatica come dell'evangelizzazione. Ricordate sempre che il CD presenta anche all'interno del suo librettino un piccolo commento ai canti che vi aiuta anche a contestualizzare il brano e a sapere come eseguirlo poi in comunità. Anche questo è molto importante, a sapere come eseguirlo anche nella diversità dei contesti nei quali vi troverete a suonarlo, che si tratti di una preghiera, che si tratti di una liturgia, che si tratti di un concerto di evangelizzazione. Ecco, potrete trovare dei suggerimenti utili che vi aiutano a realizzarlo nel miglior modo possibile. Detto questo, non mi resta che sperare che questo CD sia di vostro gradimento. Come vi dicevo prima, lo troverete a partire dal 10-12 agosto. Vi chiediamo di diffonderlo, vi chiediamo di regalarlo, di farne dono ai nostri parroci o alle persone a cui tenete.
veramente ci auguriamo che possa essere per voi un grande strumento, non soltanto di evangelizzazione, ma anche di preghiera. Noi siamo certi, siamo convinti che il canto sia un veicolo privilegiato della preghiera, ce lo dicono i padri della Chiesa, ce lo dice per esempio il Magistero dei Papi, Paolo VI, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, Papa Francesco, tutti questi pontefici in modi diversi hanno sempre sottolineato che la musica è un veicolo privilegiato di comunicazione con Dio, che costituisce proprio un ponte tra il cielo e la terra, che rappresenta un linguaggio, e questa è un'espressione di Benedetto XVI, un linguaggio universale di bellezza che davvero può mettere in comunione tra loro tutti i credenti e tutti i credenti con Dio. Ora noi ci auguriamo che, al di là del risultato estetico di questo CD, che comunque speriamo vi piaccia, soprattutto possa aiutarvi e aiutarci a pregare, a cantare le lodi di Dio e a restare uniti insieme nel nostro meraviglioso cammino del rinnovamento nello Spirito Santo. Alleluia.